tutti ragazzi e buona musica. Oggi impariamo un trucco per memorizzare le scale e migliorare il fraseggio. Bentornati ragazzi e buona musica. Come dicevo nell'introduzione, oggi impariamo un trucco per memorizzare le scale e migliorare il fraseggio. Prima di cominciare vorrei scusarmi con tutti voi per non essere riuscito a pubblicare prima contenuti queste settimane, ma tra gli impegni vari, quindi tra le scuole che sono ripartite, gli allievi privati e i vari progetti di cui vi parlerò presto, non ho avuto veramente un attimo di tempo. In ogni caso vorrei ringraziare di cuore tutti quelli che si sono iscritti, tutti gli iscritti di vecchia data naturalmente per il supporto, la stima come sempre, i nuovi iscritti che sono veramente sempre più numerosi, siamo quasi arrivati a 10.000 e questo è anche, come dico spesso anche nei commenti, in merito vostro, perché mi date il vostro supporto, la stima e apprezzate veramente quello che faccio, quindi davvero grazie di cuore. E ricordatevi che appena arriverò a 10.000 programmeremo la live insieme, quindi sceglieremo la data e l'ora, il giorno e l'ora, scusate, e l'argomentazione preferibilmente sarà quello delle ritmiche. Tra i vari progetti di iniziative alle quali sto lavorando ce n'è uno veramente interessante a mio avviso per tutti coloro che vogliono approfondire il linguaggio della chitarra jazz. In collaborazione con uno dei più grandi chitarristi jazz che abbiamo in Italia, cioè Alessio Menconi, ma non solo in Italia, anche all'estero, organizziamo dei seminari di chitarra jazz presso il mio studio dove io insegno a Milano, con un incontro al mese, e ogni incontro avrà la durata di 4 ore per un totale di 6 incontri, e gli incontri cominceranno il 21 di ottobre. E non solo si potrà partecipare in loco tramite iscrizione naturalmente, ma si potrà assistere a questi incontri anche tramite pagina Facebook, quindi iscrivendosi al gruppo si potrà assistere alla live che verrà trasmessa in diretta streaming e poi si potrà anche andare a rivederla in un secondo momento, quindi è una cosa veramente interessante a mio avviso. Per tutti coloro che sono interessati possono contattare il numero che vi lascio nelle info o anche la mail, scrivervi direttamente al canale di Alessio Mencone naturalmente. Io sarò lì in qualità di assistente, farò un po' da braccio destro ad Alessio. Io stesso sto facendo un percorso di specializzazione sulla chitarra jazz, perché naturalmente non si finisce mai di imparare, non è che siccome uno fa l'insegnante, un maestro, non ha niente da imparare, anzi più si va avanti e più si scoprono cose nuove. La musica è veramente un oceano, qualcosa di sconfinato, quindi non pensiate che anche quando si arriva a un livello più alto, quindi di insegnamento, non si debba continuare a studiare. Bisogna comunque continuare a studiare con gente più esperta, gente più brava. Alessio dal punto di vista jazzistico è veramente uno dei nomi di spicco in Italia e in Europa. Quindi ho deciso di intraprendere con lui questo percorso di specializzazione e vi consiglio naturalmente di fare lo stesso qualora foste interessati ad approfondire con una persona di nome. Lui tra l'altro insegna in diversi conservatori in Italia, conservatorio di Genova, La Spezia e via dicendo, ma se leggete poi nelle sue info, adesso non voglio fare errori, comunque troverete meglio tutte le informazioni. Finito questo lungo preambolo, andiamo a cominciare. Ho scelto di fare questo video perché spesso ho a che fare con allievi che vengono anche da me a lezione, che già suonano, che fanno fatica a staccarsi dai box principali delle scale. Oggi parliamo principalmente delle scale pentatoniche, ma quello che vado a spiegare poi funziona per tutte le posizioni di scale, per tutti i tipi di scale, le maggiori, le minori, le melodiche, minori armoniche e via dicendo. Dicevo, fanno fatica a spostarsi perché secondo me imparano le scale in maniera poco logica e in maniera mnemonica, quindi a pappagallo, ma non capiscono qual è la logica o la geometria, come andremo a vedere, legata alle varie posizioni. Partiamo subito con la scala pentatonica minore, perché è la scala veramente che conoscono tutti, anche i sassi, la scala più usata dagli italiani, non solo dagli italiani, scherzo, comincia allora la Cuccarini. No, è la scala più utilizzata in assoluto, a parte gli scherzi, perché è facile da memorizzare, perché suona bene subito e non richiede un grosso impegno, un grosso sforzo a livello mentale. Quindi la mia scala pentatonica di La minore, per esempio, è questa. Faccio vedere per scrupolo, ma sono sicuro che tutti la conoscerete, quindi 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4 sono i numeri delle dita. E le note naturalmente sono La, Do, Re, Mi, Sol e poi di nuovo si ripete. Cosa accade di solito? Il chitarrista di sua spontanea volontà, oppure spinto da un maestro, da un insegnante, o dopo aver imparato il box numero 1 passa al box numero 2, prova a imparare la scala pentatonica su tutto il manico, quindi box numero 2, box numero 3, box numero 4, box numero 5.
Solitamente quando si memorizzano queste posizioni si ragiona per memoria fisica, quindi io imparo che devo fare con la mano 2, 4, 1, 4, 1, 4 e via dicendo. Il problema è che non ho nessun tipo di logica, quindi non sto applicando nessun tipo di logica, ma solo una cosa meccanica, e non ho nessun tipo di riferimento se non il primo box della scala che io ho imparato. Questo sarà il mio riferimento, quindi il box numero 1, e tutti gli altri devono venire di seguito. Quindi cosa vuol dire? Che se io ti chiedo mi suona il box numero 3, tu ogni volta dovrai fare tac l'1, qua comincia il 2, qua comincia il 3, mi devo fare tutto questo calcolo, e questo è una grossa limitazione, soprattutto quando devi affrontare dei brani un po' più complessi o vuoi arricchire il tuo fraseggio o hai bisogno di pensare velocemente, perché non posso andarmi a calcolare ogni volta da dove partire. Quindi se ogni volta come punto di partenza, se devo partire qua, devo avere degli altri punti di riferimento. La soluzione al problema dell'individuare le note sul manico della chitarra può essere aggirato veramente in maniera semplicissima con due semplici trucchetti, per così dire. Allora, partiamo dal La sulla sesta corda, ok? Se io vado due tasti avanti, due corde sotto, ho l'altro La, e questo lo sanno praticamente tutti perché è il salto di ottava, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sull'ottava ho la stessa nota. Poi, proprio per via della conformazione della chitarra, sulla prima corda io ho la stessa nota che ho sulla sesta, quindi mi si configura questo triangolo. Vedi? La, La e La. E questi sono i miei tre La in questa posizione, diciamo con riferimento tonica sulla sesta corda. Il secondo triangolo ha tonica sulla quinta corda, quindi La. Come abbiamo visto, due tasti avanti, due corde sotto, o l'altro La. E poi tre corde sotto, due tasti indietro o l'altro La. Quindi questo qua è l'altro mio triangolo che, se non mi ricordo male, dovrebbe essere un triangolo isoscele. Aiutatemi nei commenti perché in geometria non era proprio un fenomeno. Comunque, questo qui è l'altro triangolo. Ora, questo è il primo sistema. L'altro sistema è quello delle ottave, diciamo in diagonale. Quindi ho La, due tasti avanti, due corde sotto, e poi dalla quarta corda in poi tre tasti avanti, due corde sotto, ok? Quindi ho qua o l'altro La, quindi La, La, La. Un altro sistema, a mio avviso, ancora più efficace è quello di prendere una nota, per esempio, o La. Se io vado 5 tasti avanti sulla corda sopra, ho esattamente la stessa nota. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Prendiamo questo qua che è un La. La, 1, 2, 3, 4, 5. Quindi sulla corda sopra 5 tasti avanti. Questo rapporto funziona su tutto il manico a parte tra la seconda e la terza corda, dove se io prendo il La che è qua, invece di andare avanti di 5 tasti devo andare avanti solamente di 4 tasti, perché questo qui è il rapporto la chitarra per via della cordatura della chitarra, sostanzialmente. Ok? Qui abbiamo una terza maggiore, quindi tra la seconda e la terza corda, quindi dovremo andare avanti solamente 4 tasti. 1, 2, 3, 4, l'altro La. Applichiamo adesso quello che abbiamo imparato alle scale. Quindi io cosa faccio? Non faccio nient'altro che andarmi a beccare la mia tonica sulla quarta corda, per esempio. Quindi questo era La, questo è un altro La, e vado ad applicare la stessa geometria. Quindi qua facevo 1, 4, 1, 4, 1, 3. Partendo dalla quarta corda avrò la stessa geometria, quindi faccio 1, 4, 1, 3, con la piccola eccezione che tra la terza e la seconda corda, invece di andare giù come andrei normalmente, devo spostarmi avanti di un tasto. Ma solo qua, perché per il resto geometricamente è tutto uguale. Quindi se io prendo il La qui sulla quinta corda avrò... Vedi, qua mi devo spostare avanti, ma per il resto no. Questo mi aiuta a riuscire a visualizzare, se io imparo la geometria della scala, è chiaro che la cosa migliore sarebbe quella di imparare gli intervalli, quindi io avrò tonica, terza minore, quarta giusta, quinta giusta, settima minore e poi ottava, quella sarebbe la cosa migliore, ma in una fase più embrionale posso tranquillamente
muovermi tramite la geometria. Una volta che ho individuato la tonica, geometricamente mi posso andare a ricavare tutte le mie scale senza stare a impazzire e doverle memorizzare posizioni nuove. Praticamente sono tutte declinazioni della stessa posizione, tutti i box che tu impari sono declinazioni della stessa posizione, e li puoi vedere anche così. Se io adesso analizzo il box numero 1, scoprirò una cosa veramente interessante. Guarda, dove ho la tonica? Ho sempre l'allargamento 1-4, poi ho 1-3, 1-3, 1-3, poi ho 1-4 e poi di nuovo la tonica. Quindi questo vuol dire che sopra la nota di tonica, quindi una quinta sopra se vuoi, adesso senza introdurre troppo gli intervalli, comunque sopra l'allargamento di tonica, qui qua, ho sempre un altro 1-4. Quindi cosa succede? Che se io prendo la mia scala qua, qua sopra la, questa è la tonica, sopra la tonica sembra una scioglilingua, la capra campa, avrò un altro allargamento, quindi facilmente mi ricavo la mia posizione, perché tutto il resto che non è, quindi partendo dalla tonica o sopra la tonica, è 1-3, quindi faccio 1-3 sopra la tonica, prendiamo questa forma qua, guarda, qua ho la tonica, sopra la tonica avrò un allargamento. Prendiamo questo qua, questa è la tonica, qua c'è l'allargamento e tutto il resto è 1-3. Hai visto? In un attimo mi sono ricavato la scala pentatonica in tutte le posizioni. Esistono diversi altri modi per visualizzarla, anch'io con i miei allievi faccio, per esempio, tengo la tonica come punto di riferimento e poi faccio la scala che si sviluppa a sinistra a destra, ma già con questo sistema tu puoi, diciamo così, infrangere il box, scusa, infrangere l'abitudine a suonare nei box, in un box in particolare, e cominciare a pensare tutto in funzione della tonica. E poi questa cosa si espanderà anche con gli intervalli, ma intanto riuscirai a suonare le stesse frasi in più posizioni di manico, e questo ti permette di diventare anche più bravo. Ti faccio vedere cosa intendo nel prossimo esempio. Ho la mia scala pentatonica box 1. Come ragiono? Faccio partire una base e ti faccio l'esempio. Mi becco subito l'altra tonica sulla quarta corda. Ok? Stessa geometria identica, quindi sopra la tonica abbiamo detto che ho l'altro allargamento geometricamente, vedi? Vedi? Suona. Tonica sulla quinta. Sopra la tonica c'è l'allargamento. La sesta e la prima sono identiche, ok? Tutto il resto è 1-3, tutto il resto è noia, come diceva Califano. Tonica, la che c'ho qua, tutto il resto, sopra la tonica naturalmente abbiamo detto che c'ho l'allargamento, tutto il resto è 1-3. Provo a farti capire meglio cosa intendo. Nel box 1. Ok. Ha un certo tipo di sviluppo. La suono con tonica sulla quarta corda. Vedi che proprio il fraseggio si sviluppa in maniera diversa, proprio più varia, riesci un po' a infrangere anche la routine del suonare sempre nella stessa posizione, sempre nello stesso box, ti porta più o meno a fare sempre gli stessi fraseggi e a diminuire le tue possibilità anche a livello, proprio siccome geometricamente le note sono disposte più o meno, no più o meno, sempre nello stesso modo, tu suonerai più o meno sempre le stesse cose, ok? Quindi io ti consiglio,
suona la stessa frase anche in altre posizioni di manico. Il fatto di utilizzare una geometria diversa, una diteggiatura diversa, ti porterà il fraseggio, come appunto dicevo, a essere meno prevedibile e più interessante. Tutto, io ti ringrazio come sempre per avermi seguito fino alla fine, fammi sapere naturalmente nei commenti cosa ne pensi. Oggi ho fatto un video più breve del solito perché i concetti che ti ho esposto, sono importanti, quindi c'è bisogno di un po' di tempo se non hai mai pensato alla chitarra in questo modo per immagazzinarli. È inutile che ti do tantissime informazioni, già con questo, applicando queste poche informazioni che ti ho dato, puoi migliorare drasticamente il tuo modo di visualizzare le scale sul manico, il manico della chitarra e il fraseggio. Quindi prova ad applicarle fin da subito in tutto quello che suonerai, fammi sapere naturalmente nei commenti come va, se già utilizzavi questo sistema o ne utilizzavi un altro, sono sempre aperto a un confronto quando è costruttivo. Lascia mi piace qualora il video ti fosse piaciuto, iscriviti al canale qualora non l'avessi fatto, ti ringrazio ancora se mi aiuterai ad arrivare ai 10.000 nel più breve tempo possibile, manca veramente pochissimo, mancano proprio meno di 100 iscritti, quindi ti pregherei di condividere il video più che puoi con tutti i tuoi contatti, quindi mi daresti una grandissima mano. Io ti abbraccio, ti saluto, vai a visitare la mia pagina di Instagram, a presto e buona musica, ciao!